Salve a tutti amici di Transformers, da Gianluca del forum Autorobo.it e da Puma, vabbè, è rimasto qui dalla scorsa recensione di Swoop, di Power of the Primes, e continuo con il secondo Dinobot della prima wave della linea, appunto, ovvero il buon Slug, Slug, Tricex da noi in Italia. Dinobot a cui sono particolarmente affezionato, dato che il diaclone mi fu regalato per Natale, se non ricordo, o Natale o Epifania, insomma, quando ero piccino picciò, e quindi ci sono davvero molto affezionato a questo personaggio. E infatti per questo di solito appunto aspetto le uscite italiane di personaggi, di giocattoli di nuove linee, insomma, però per una volta appunto ho spezzato una lancia e ho ordinato online questi due Dinobot, di cui appunto di Swoop ho già parlato nella scorsa recensione. Adesso parlo del nostro buon Slug, o Slug, che dir si voglia, di cui ho fatto anche appunto una video recensione di tutti, generica insomma, di tutti i modellini alla Heroes of Cybertron. Allora, innanzitutto questo Slug possiamo vedere che anche qui è molto fedele all'originale G1. Perdonate questo G1 che non dico che è abbastanza catorcio, e perdonate Puma qua che deve lavarsi, ma vabbè, almeno è un gatto pulito. Diciamo appunto, questo Slug, versione Generation, è molto simile, ovviamente ricalca bene l'aspetto del buon G1, in qualcosa lo migliora, in qualcos'altro no. In cosa è che lo migliora soprattutto? Anzi, scusate, partiamo dai difetti, ovvero il difetto davvero estetico peggiore, purtroppo, è quella della mancanza delle ali. Praticamente i Dinobot, possiamo già vedere qui, ovviamente nel G1, i Dinobot avevano questa cosa di essere di robot alati, soprattutto anche per il discorso di togliersi un po' della massa del dinosauro, dinosauri notoriamente ciccioni, robusti, insomma, e appunto questi Dinobot avevano questi pannelli che si aprivano a simulare delle ali. È anche vero che le ali peggiori ce le aveva appunto Slug, dato che erano, possiamo vedere, anche abbastanza separate dal torso. Non è che se la cava tanto bene esteticamente per certi versi, almeno visto da dietro, dato che appunto le ali del i due pannelli che fungevano da ali erano separati e allungati da questo perno. E purtroppo, sempre parlando dei difetti, c'era il discorso della coda del dinosauro, del triceratopo, che appunto in teoria doveva rimanere alzata in questa maniera, ma dopo poco era facile, giocandoci, che semplicemente andava a pendere e lo si usava magari come una sorta di perno, di coso per puntare e fare in modo che il robot non andasse tanto, non cadesse all'indietro come purtroppo accadeva. E invece, dicevo, questo Slug moderno purtroppo non ha questa cosa, gli resta la gobba, diciamo, che potrebbe anche andare bene dato che è anche abbastanza compatta, però davvero. È un gran, dopo, vedremo anche perché Mari resta questa gobba per la trasformazione negli arti di Combiner, però dicevo comunque alla fin fine fare due pannelli che si sollevano non era davvero sta gran fatica, mi sa. Però diciamo che ha i suoi pregi notevoli, a parte anche, vabbè, il discorso, vabbè, le zampe qua del dinosauro restano ai lati, dove ovviamente nei vari masterpiece non ufficiali 3P si sono viste, giustamente, ma stiamo parlando di masterpiece, scompaiono all'interno delle gambe a riempire il vano, il vuoto che anche già nel G1 c'era. Però invece per una volta, ripeto, comunque erano queste zampe comunque ripiegate, anche se non scompaiono
come dovrebbero, visto, vabbè, i settei del cartone animato del G1. Non è che sia male, dato che comunque, che se pensiamo al giocattolo, comunque fanno parte dell'arredamento, ecco, dai, diciamo. Più che altro hanno fatto cosa davvero utile il discorso della coda, che era davvero ingombrante nel G1, mentre qui possiamo vedere si ripiega all'interno delle gambe e copre il vuoto che dovrebbe esserci in maniera davvero niente male. Possiamo vedere, comunque, vabbè, ci sono delle parti, ci sono anche le pareti interne delle gambe stesse, anche se sono un po' vuote, ma possiamo anche intravedere una sorta di tallone all'interno, che dopo vedremo meglio nella trasformazione, ma comunque il fatto che ci sia un tallone alla fine non è affatto male, e anzi fa di quella che dovrebbe essere una trasformazione più semplice possibile, base di qualunque Transformer, ovvero quella del fatto che le gambe si richiudono, si ripiegano richiudendosi a coprire le cosce, si ribaltano, insomma, però hanno trovato una soluzione nella sua semplicità davvero niente male, soprattutto per il discorso della coda, che alla fine rientrata così non è una brutta cosa. Il robot in sé poi comunque bello, ben fatto, fedele, ripeto, purtroppo c'è sempre il discorso di sta sorta di gobba qui, e vabbè, questa ce la teniamo. L'articolarità, la posabilità è quella standard. Abbiamo anche ovviamente la rotazione del bacino, e comunque come giocattolo è bello solido come articolazioni. Dicevo per Swoop che un pochino era leggermente, non dico smollaccione, ma cioè, purtroppo abbiate pazienza, ma abbiamo subito il trauma di avere questi i primi Deluxe Titan Returns. Lo so, lo cito spesso, però visto che non posso sembrare di essere sempre, quasi sempre di parte a dire: ah, ma che belli che sono i Transformers, peripipiripop. Però bisogna anche dire i difetti quando ci sono effettivamente, e a mio avviso avere quei Transformers smollaccioni del coccodrillo lì e pochi altri per fortuna, però ripeto, è stato un trauma qua. No, vabbè, non dico un trauma, ma comunque trovarsi adesso, ecco, trovarsi adesso un Transformers così bello solido dovrebbe essere la normalità, ma appunto dopo quell'episodio lì si ha sempre un po' di paura. Vabbè. Comunque, dicevo, il nostro slug qui è bello solido come articolazioni, e la testa all'interno del testone del triceratopo può ruotare, anche se bisogna spingerla praticamente, può ruotare. Il massimo però è poco da dire, sarebbe stato che era meglio fare in modo che restasse fissa al testone e fare in modo che ruotasse proprio tutto il testone del triceratopo, in modo da dare appunto poi anche posabilità al triceratopo stesso. Ma vabbè, stiamo parlando comunque di un deluxe, e quindi con le sue limitazioni, che comunque anche diviene un combiner. Parliamo dei dettagli scolpiti, che non sono affatto male. Allora, cioè, sì, scusate, dei dettagli scolpiti, ma più che altro anche del discorso dei dettagli dipinti. E abbiamo come dettagli dipinti, insomma, abbiamo questi qui sulle ginocchia che ricordano gli adesivi. Adesso prendo un attimo il G2, perché quel G1 lì non ha gli adesivi di cui parlo, e sono un bel tocco davvero, così, adesivi che richiamano appunto quelli del G1, piuttosto che male quegli adesivi che adesso stanno me mettendo nei Voyager, che invece non è che sono il massimo, bastava piuttosto appunto qualche dettaglio dipinto così, che non sono affatto male. Ma anche comunque tanti dettagli che richiamano agli adesivi sono invece scolpiti. Possiamo vedere qui sulle spalle dei dettagli scolpiti che richiamano appunto quelli delle spalle, così anche nelle zampe qui, e via dicendo, anche nella struttura, quindi nel dinosauro, ma dopo ci arriviamo poi.
La colorazione invece generale è quella del giocattolo G1, ovvero con il torso rosso e testa e pugni e gambe viola, da dove sappiamo che invece, a parte la colorazione del diacrone, che in questo caso non c'entra, però nel cartone animato il Bone Slug aveva invece le mani, i pugni insomma, e la testa rossa. Nella famosa, ah sì, e le gambe bianche, ecco. Invece, appunto, questa, a differenza dello Swoop Generation, che si rifà alla colorazione principalmente del cartone animato col torso rosso, qui invece hanno optato proprio per la colorazione del giocattolo e del Mortadì. Poi è da vedere, ovviamente, per Takara se faranno la colorazione Anime version, diciamo show cartoon accurate, per dire in inglese, oppure dovrebbero, dato che però da come pare per una volta i Takara saranno abbastanza fedeli alle versioni Hasbro, dato che già la linea si chiama Power of Prime invece che Power of the Prime, comunque siamo lì, e pare che avranno poche differenze rispetto, forse quasi nulla, ma è una cosa ancora in divenire. Allora, parliamo un attimo dell'arma. Se Swoop aveva la spada fedelissima al G1, il nostro Trice qui ha questa pistola. Scusate, questa qui ha il mirino, diciamo, rotto. È talmente vintage che è a malapena intera, ecco, insomma, abbiamo questa pistola che è assai simile a quella del G1, ma più che altro è anche simile al cannone lanciamissili di Sludge di Bronto, insomma, di Sludge, il Brontosauro, e cioè è sia simile, è un ibrido alla fine che somiglia appunto alla pistolina qui argentata di Slug originale, e sia anche al lanciamissile e alla pistola di Sludge. Perché? Perché questa pistola è stata riciclata anche per Sludge, semplicemente. Però funge bene anche la pistola, richiama bene quella originale del Slug di G1 e quindi va bene. E con Sludge però vedremo che non hanno in comune solo la pistola, i due dinosauri, i due dinorobot, ma hanno anche praticamente le gambe, e a parte le zampe qua del triceratopo, hanno le gambe e anche le spalle. Questo perché poi la trasformazione è simile, ma dopo vedremo. Tornando sempre ai dettagli, davvero molto belli sono le parti in plastica dorate, che dopo vedremo meglio nel dinosauro, ma anche questo nero, il nero usato per le cosce e per la testa, che è un nero brillante, quasi grigio, ed è davvero molto bello da vedersi, piuttosto che magari un nero opaco, che è quello dei pugni e della pistola. Davvero un bel tocco, che non si vede così di primo acchito, ma invece nel robot alla fine, nel giocattolo, insomma, in mano risulta e si vede, insomma, fa la sua figura. Altre spine possiamo vederle qua negli avambracci, sia per l'arma sia per la prima cosa qui, la Prime Armor qui, che possiamo vedere, abbiamo la spina apposita nella pettorina lì, che diventerà la mandibola del triceratopo, sappiamo bene, e che anche qui è un pochino, un po' meno magari fastidiosa che non vederla su cosoli, su Swoop, però sappiamo che sono abbastanza pretestuose queste Prime Armor, ma tanto, diciamo, possiamo sistemargliela qui sull'avambraccio o lasciargliela qui dietro la schiena, e tanti saluti. E fa comunque, vabbè. Adesso mi cado un attimo indietro, non abbiate paura, ma solo perché il terreno qui che uso per fare la videocensione è un pochino instabile, ma per il resto
Ripeto, come il robot è davvero bello solido. La trasformazione è semplice, è come quella del G1, a parte il discorso delle ali qui che mancano. Vabbè. La mandibola qui si alza e va a coprire la faccia del robot. I pugni si ritraggono all'indietro, praticamente mentre nel G1 si ritraevano. Del tutto venivano inglobati negli avambracci e davvero interessante. Adesso vediamo la trasformazione delle gambe, soprattutto della coda. Cioè, basilmente è semplice, il discorso più che altro è come la coda si alza, ruota all'esterno. Ah sì, beh, ovviamente bisogna distendere un attimo le zampine. Ruota verso l'esterno, così, scusate, ecco qui. I talloni abbiamo detto, eccoli qua, che si ripiegano, che vanno all'interno. E poi, alla vecchia maniera, si richiude le gambe, appunto, si ripiegano. Le gambe qua di questi, ma già in generale dei combiner, sono sempre un po' difficili da far restare unite, però per fortuna adesso vediamo per Slug la cosa funziona meglio, viene fissa grazie alla coda che fissa meglio. È un po' da incastrare bene, qua sotto i piedi ci sono gli agganci. È un po' duretta questa per sistemare. Ecco qua. E la coda va a chiudersi e fissa bene quelle che erano le gambe. Ed abbiamo il nostro triceratopo, che però in effetti come triceratopo risulta essere un pochino troppo piccino, un po' troppo compatto. Scusate se il culone qui di Puma mi occupa un po' della visuale. Già era abbastanza minuto, compatto il triceratopo qui dello Slug di Age of Extinction. Questo qui lo è ancora e la testa è davvero molto piccola. Che comunque nel robot ci sta bene che non sia troppo grande, però è un po' troppo piccola. Le corna qui sono in plastica, possono ruotare un pochino, almeno questa. Più che altro, essendo in gomma, stando attaccati al blister, hanno preso questa forma qui. Probabilmente basta che scaldarlo in qualche maniera, tipo col foam, di solito fanno così, se non sbaglio. E appunto e sistemare le mani un pochino più alte in modo da dare un po' l'idea di essere questa testa un pochino più grande di quella che dovrebbe essere. Che appunto se il robot era un po' più bello grande, un po' più impostato del G1, invece il triceratopo qui sembra assai più piccino. Grazie. Sì, beh, sarebbe anche, diciamo che sarebbe, come dire, come si dice, equilibrato come forma preso da sé, ecco dai, ma forse la testa effettivamente con le zampe e la resa del corpo, ma forse la testa forse era meglio renderla, farla un attimino più grande, ecco dai, dato che possiamo vedere che risulta più piccolo del G1, ma comunque dicevo, preso, non è affatto male, è bello articolato, va bene, anche il G1 è articolato, ha le zampe e ripeto, non sarebbe stato male se la testa poteva ruotare, dato che tra l'altro è pure un po' troppo attaccata al torso, quindi magari allontanandola un pochino, ecco qua.
lasciandola così, un po' separata dal corpo, rende già decisamente meglio. Ovviamente sappiamo che si separa dal corpo, perché adesso vedremo la trasformazione in arto, ma comunque, ripeto, era meglio se la testa poteva ruotare, il testone in cui poteva ruotare, anche perché magari adesso vedremo per la trasformazione in arto, sì, insomma, che comunque anche a dispetto di Swoop è abbastanza semplice, dato che come gamba la coda semplicemente si ritrae, si ripiega così. Le zampe in teoria c'è scritto che basta sistemarle in questa maniera, però restano un po', resterebbero un po' ballerine, e allora ruotiamole in questa maniera in avanti per poterle fissare come sono fissate poi nella trasformazione di braccio di arto superiore, e la testa appunto basta allontanarla da quello che dalle spalle, che per far fuoriuscire il torso, insomma, il connettore. Mettiamogli uno dei piedi qua in prestito di Combiner Wars. Ed abbiamo il nostro tricep versione gamba, che è davvero bello solido, bello compatto. La testa qui non dà, anche qui copre il connettore della congiunzione della gamba del Gestalt. Però dicevo, se magari ruotava in qualche maniera, messo così, però ruotato, avrebbe fatto una figura migliore, magari un po' come le teste dei Predacon, di Tantrum e Headstrong di Predacon, che sono ruotate a guardare in avanti. Però vabbè, diciamo che anche così non è malvagia come posizione, ecco. La trasformazione in braccio, adesso ne mettiamo un attimo per sistemarlo come braccio, poi ah sì, beh, scusate, nel triceratopo mi ero scordato, il foro qua serve ovviamente per potervi sistemare mi trasformiamo un secondo in triceratopo. A dispetto di Swoop, che appunto non aveva fori per armi, invece il nostro slug qui ha il foro sopra la schiena, per la Prime Armor soprattutto, ma anche qui sulle cosce e anche sugli avambracci, anche se non sono così ben, cioè non sono così bei profondi i buchi qua sugli avambracci delle braccia, insomma delle zampe, dato che ci sono dentro i pugni che occupano spazio, però vabbè, volendo. Cioè, neanche il massimo come posizione, è più ideale questa qui sulle cosce, e senza contare appunto che la Prime Armor stesso ha i fori per delle armi. Torniamo alla modalità di arto superiore, dicevamo. Le zampine anteriori semplicemente si uniscono, come già visto, con le varie braccia dei Combiner Wars. Separiamo la coda per poter dispiegare al meglio le gambe. E riattacchiamo la coda, anche per dare appunto poi un po' di massa all'avambraccio che va a formarsi. E soprattutto da notare come il discorso che dicevo per Swoop, e per altri vari Combiner Wars in generale, che hanno il problema che si separano le gambe, che diventano gli avambracci, in questa maniera invece la coda proprio blocca bene e impedisce alle gambe di separarsi.
il connettore e anche qui la testa che funge da coprispalla. Ovviamente la Prime Armor che fa da pugno. Ed ecco qua il nostro braccio formato da slug, anzi, mettiamolo destro. Ecco qui. E anche Slug diventa un bel braccio, onestamente, non è affatto male come braccio. Il vuoto qui della trasformazione delle gambe, perché di solito si vede sempre l'interno per via del fatto che il gomito si piega in questa maniera con le cosce, insomma. Invece la coda che fa massa, insomma, che copre il vuoto e non è affatto male. E come dicevo, l'avambraccio è bello solido, non si divide. Carino anche qui il muso che guarda verso l'alto, anche qui però ripeto, se si ruotava a guardare, se poteva ruotarsi la testa e guardava dall'altra parte, insomma, sempre come a memoria, come il Predacon, le teste dei Predacon lì. Di Rampage e quell'altro Dive Bomb sarebbe stato meglio, però vabbè, diciamo che anche atipico è quel fatto che invece il triceratopo guarda verso l'alto. E comunque, infatti, dicevo, è davvero molto bello. Anche il discorso che comunque ha il foro qui è utile per poterci mettere l'arma. E insomma, questo nostro trice alla fine, nonostante, ripeto, in quanto Dinobot però non sia bello grande come doveva essere un Dinobot, come ci si aspetta che dovrebbe essere un Dinobot, almeno un Voyager, ma ripeto, con la scusa di farli combiner, di metterci una gimmick, li hanno fatti deluxe, almeno ovviamente i Dinobot che diventano gli Arty. Grimlock sarà un Voyager, però anche lui sarà a modo suo sacrificato, già si sa dalle immagini. Però comunque, preso a sé come Dinobot moderno, sarebbe ben fatto il nostro trice, è ben fatto, rievoca bene il G1, ha una bella pistola, anche se è ibrida per le armi anche di slaggio, ma comunque fa la sua figura. Peccato per il discorso solo, è anche bella la soluzione delle gambe con la coda nascosta, peccato solo il discorso, vabbè, ripeto, per non fu essere più funzionale sarebbe stato utile avere la testa che ruotava, unita insomma a quella del muso del triceratopo, ma soprattutto il discorso delle ali qui assenti, che alla fine, vabbè, questo coso. La gobba qua serve per sostenere il perno che sostiene la testa, che, il movimento della testa che deve togliersi per lasciare spazio al connettore. Però, ripeto, non guastava che semplicemente i pannelli qui laterali si alzassero un pochino a far finta di fare le ali o anche solo a mimarle, dato che alla fine resta l'unico Dinobot che non ha le ali anche di queste versioni moderne di Generation. Però vabbè, il resto è davvero ben fatto, bello solido, comunque in parte gli si perdona questo difetto delle ali, anche se, ripeto, hanno sistemato quello della coda che dava fastidio. In generale comunque è davvero molto bello a vedersi. Quindi sono abbastanza soddisfatto di questo Dinobot e vabbè, chiudo un occhio sul discorso delle ali, ma ovviamente lo consiglio anche preso a sé, anche se non è un Voyager. Alla prossima video recensione e grazie per la visione e grazie per aver supportato anche il culotto qui del nostro Puma.